Serie B-Win, tutti i colori della passione. Porto Gruaro Siena, sedicesima giornata del campionato di Serie B-Win. Il Porto Gruaro va alla ricerca della vittoria che manca dal 25 settembre. Il Siena invece va alla ricerca della continuità e anche e soprattutto di un altro successo. Sarebbe il terzo consecutivo. L'arbitro della partita è il signor Tommasi di Bassano del Grappa. Il terreno pesante non facilita le operazioni ai giocatori, lo facilita soprattutto il Siena che ama giocare palla bassa. La prima occasione arriva in maniera acuta e decisa dopo un quarto d'ora, calcio d'angolo dalla sinistra, colpo di testa parato di Rossi e gol sotto misura di Terzi. È il secondo gol stagionale del difensore del Siena. Il Siena passa in vantaggio dopo 15 minuti contro il Porto Gruaro da calcio d'angolo battuto dalla sinistra. Vitiello sul primo palo tenta la prima volta con un colpo di testa. Rossi è molto bravo, non può nulla però sulla ribattuta di Terzi che praticamente a porta vuota butta la palla in rete. Il Siena quindi affronta la partita in discesa, dopo un quarto d'ora è già in vantaggio e al minuto 16 potrebbe anche raddoppiare. Discesa di Reginaldo sulla sinistra, si porta la palla sul destro, conclusione centrale che Rossi para senza problemi. Il Porto Gruaro si fa vedere dalla distanza con una conclusione di Tarana che si spegne sul fondo senza grosse preoccupazioni per Coppola. L'occasione migliore del Porto Gruaro la fa Cunico per Espinal, palla dentro, Coppola in qualche maniera si salva e poi anticipa Gerardi, un'uscita provvidenziale. Pochi minuti e arriva anche il raddoppio del Siena, questa volta a segnare 2-0 è Mastro Nunzio, siamo venuti 24, gol fotocopia del primo, calcio d'angolo questa volta dalla destra e questa volta è Rossettini il primo a tentare il colpo di testa. Rossi fa ancora una volta il suo dovere parando la prima girata, non può nulla sul tocco sottoporta con la coscia di Mastro Nunzio, quindi Siena 2 Porto Gruaro 0 dopo 24 minuti. Il Siena insiste ed è soprattutto Reginaldo a far male a sinistra, ancora un'azione personale, uno contro uno, palla sul destro e conclusione respinta con i piedi da Rossi. Il Porto Gruaro non punge e si fa vedere ancora una volta da lontano, è ancora Tarana con un destro centrale. Il primo tempo in poche parole finisce qui, la ripresa inizia con il 3-0 del Siena di Bolzoni. Dopo solo 8 minuti il Siena chiude praticamente la pratica. Porto Gruaro, azione di Vitiello sulla destra, Calaiò, serve Bolzoni per il primo gol stagionale del centrocampista. Il Porto Gruaro si scuote un po' con l'ingresso di Scozzarella al posto di Tarana nel cuore del secondo tempo. Ecco l'ingresso di Scozzarella. Scozzarella entrerà e si procurerà il calcio di rigore perché su un tentativo di verticalizzazione trova la mano di Del Grosso. Per l'arbitro è calcio di rigore, cartellino giallo per il difensore del Siena. E dal dischetto si presenta Cunico, siamo su 0-3, è un'occasione importante perché mancano ancora 20 minuti abbondanti poi per provare a tentare la grandissima rimonta, sarebbe una rimonta miracolosa. Sul dischetto va Cunico, destro centrale, non ci sono possibilità di parare per Coppola e quindi Porto Gruaro 1, Siena 3. Il Siena però insiste perché trova dei varchi, cross dalla destra di Troianiello, un campanile, Calaiò non ci pensa due volte, sinistro al volo e palla che sfila di poco vicino al palo. La grandissima occasione del Porto Gruaro è però con i suoi figli Altiner che coglie la traversa a porta vuota dopo una discesa solitaria di Espinal. Pochi minuti e arrivano i titoli di coda di questa partita, palla dentro per Immobile che salta Rossi in uscita e da posizione molto defilata riesce a trovare l'angolino per il 4-1 definitivo. Siamo al minuto 89, rivediamo ancora il pregevole gesto tecnico di Immobile, finisce qui Porto Gruaro 1 Siena 4.